Lecce News 24. Politica, cronaca, sport, l'informazione 24 ore. Amici di Lecce News 24, ben ritrovati. Apriamo il nostro TG anche oggi con la cronaca. Ferragosto caldo non solo per le temperature. I carabinieri ieri hanno effettuato alcuni arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che per coltivazione di marijuana. E sentiamo il servizio. Ferragosto tutti al mare? Non proprio tutti. Nel pomeriggio di ieri i militari della compagnia di Casarano hanno fatto scattare le manette polsi di Franco Cavalera, 49enne di Racale. L'arresto è avvenuto in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. Proprio durante una delle attività di spaccio i militari sono intervenuti bloccando l'uomo e rinvenendo all'interno dei pantaloni un'altra dose. La perquisizione si è poi estesa all'abitazione dello stesso, dove sono stati sequestrati altri due involucri di cocaina, un bilancino di precisione e materiale vario utile al confezionamento delle dosi. Per lo spacciatore sono aperte le porte del carcere. Nel pomeriggio di ieri poi i militari della stazione di Taviano hanno tratto in arresto in flagranza di reato Angelo Boellis, 46enne di Casarano, per coltivazione di sostanze stupefacenti. A seguito di precedenti attività di appostamento in un terreno in località Anzina, i carabinieri hanno trovato 26 piante di marijuana di circa 1,5 metri di altezza che l'uomo era intento a curare. Le piante sono state sequestrate, il 48enne proprietario del terreno, complice nelle attività criminose, è stato denunciato in stato di libertà. Boellis intanto è agli arresti domiciliari. Lecce News 24. Patente e test di idoneità contro le tragedie in mare. Giovanni D'Agata del Dipartimento Nazionale Tutela del Consumatore di Italia dei Valori lancia la proposta per chi acquista fucili da pesca. E vediamo il servizio. L'estate 2010 sarà ricordata nel bel paese come l'anno delle tragedie del mare che hanno visto coinvolti apneisti e appassionati delle immersioni. Così Giovanni D'Agata, componente Dipartimento Nazionale Tutela del Consumatore di Italia dei Valori. Solo nel Salento, nell'arco di una settimana di agosto, sono stati 4 gli incidenti fatali che sono costati la vita ad altrettanti subacquei. Secondo D'Agata, al momento una soluzione percorribile sarebbe quella dell'introduzione di una vera e propria patente che, legata all'acquisto del fucile da pesca, di qualsiasi tipo e dimensione, obblighi chiunque voglia intraprendere questo sport a test psicofisici e psicoattitudinali. Lecce News 24. L'ufficio stampa del consigliere regionale Aurelio Gianfreda rende noto che martedì 17 agosto alle ore 20:30 in piazza Umberto a Poggiardo si terrà l'incontro pubblico Il futuro dell'ospedale di Poggiardo, com'era, com'è e come sarà. Si discute del futuro del nosocomio locale. Interverranno il consigliere regionale Aurelio Gianfreda, presidente 4ª Commissione Sviluppo Economico della Regione Puglia, Pierfelice Zazzera, coordinatore regionale IDV, Francesco D'Agata, coordinatore provinciale IDV, i cittadini, le amministrazioni locali, associazioni territoriali, dipendenti dell'ASL Lecce 2. Lecce News 24. E a Torre Paduli fervono i preparativi per gli appuntamenti della Fondazione Notte di San Rocco. Mercoledì 18 agosto, infatti, prenderà il via la terza edizione tra musica e cultura. Ascoltiamo le dichiarazioni di Pierpaolo De Giorgi, direttore artistico del concerto. La pizzica, la taranta, il vino, il pensiero armonico. Un testo di Pierpaolo De Giorgi, il primo testo della collana della Fondazione Notte di San Rocco. Beh, la Fondazione della Notte di San Rocco quest'anno comincia a far vedere perché è nata, per sposare la tradizione, sì, fare concerti, far vedere la musica, fare grande animazione, ma anche per vedere che cultura c'è dietro. Lecce News 24. Vi ricordiamo che l'approfondimento degli eventi sarà su Lecce News 24, partner dell'iniziativa. E dopo la pausa di Ferragosto, il festival itinerante della Notte della Taranta fa tappa a Castrignano de Greci, particolari nel servizio di Andrea Franchini. Dal 13 al 28 agosto nel Salento torna la Notte della Taranta, il più grande festival musicale dedicato al recupero e alla valorizzazione della pizzica salentina, giunto quest'anno alla sua 13ª edizione. Il festival itinerante, la Notte della Taranta, che precede l'evento finale a Melpignano dal 13 al 26 agosto, coinvolgerà le piazze dei comuni della Grecia salentina e di Alessano, Galatina e Curzi. Dopo la consueta pausa di Ferragosto, lunedì 16 agosto il festival approda a Castrignano dei Greci, zona 167, con Asteria, Salento Orchestra e Zimbaria. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità.
I said maybe you will come over to this place. Then let me show you an effect of capitalism, fooling the people, eh? Turning downtown into prison. It's ruled by God with bad ambition, yeah. I said, we don't need your so-called elegance. You're well packed into cellophane. Glamour Car è in via Giovanni Paolo II, San Cesario, Lecce. Glamour Car, l'eleganza si fa strada. Hai controllato la tua caldaia? Il caldo del tuo impianto è sicuro? Se la tua caldaia è ubicata nel territorio provinciale di Lecce, per il biennio 2010-2011, i responsabili degli impianti termici sono tenuti ad effettuare le operazioni di controllo e manutenzione. La provincia di Lecce ricorda che la corretta manutenzione dell'impianto migliora l'efficienza energetica e contribuisce alla protezione dell'ambiente. Campagna di sensibilizzazione a cura della provincia di Lecce, assessorato alle politiche energetiche. Per maggiori informazioni www.provincia.le.it. Archivia, elabora, digitalizza www.memar.it. Lecce News 24. Presentata a Palazzo d'Orno la 12ª edizione del Canto delle Cicale, rassegna organizzata dall'amministrazione comunale di Alliste. Ascoltiamo l'intervista al presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone, e al sindaco di Alliste, Antonio Renna. Sì, siamo al momento clou della stagione estiva del comune di Alliste e siamo partiti il 27 di luglio con il Canto delle Cicale Premio Callistos, dove abbiamo premiato le eccellenze del Salento. Proseguiamo domani e dopodomani a Felline, nel borgo antico di Felline, con il classico Canto delle Cicale. È un'edizione che si arricchisce quest'anno del percorso enogastronomico, proprio allo scopo di far vivere alla nostra gente, ai turisti, il profumo della nostra arte culinaria, il profumo della nostra cultura, il profumo di quella mediterraneità che in un borgo come quello antico di Felline si arricchisce sempre di più e diventa, oso dire, sublime. Sì, certamente, non dimentichiamo i nostri salentini che sono qui 365 giorni l'anno e invitiamo i turisti a essere presenti per poter godere, gustare le varie iniziative sia di tipo culturale ma anche enogastronomico messe su dalle diverse amministrazioni del Salento. È un tourbillon di iniziative che sta ricevendo l'apprezzamento e la considerazione di tantissima gente che ha invaso il nostro Salento. Sono soddisfatto, come pare evidente, perché i dati che abbiamo registrano una crescita importante delle presenze, pur in una situazione di difficoltà, eppur con un trend già abbastanza elevato, quello dello scorso anno, con un più 12%. C'è un altro aspetto di cui bisogna tener conto ed è la manifestazione che siamo qui a presentare oggi, che si consolida, 13ª edizione, non solo cultura ma anche enogastronomia, ricerca di quelle che sono le nostre tradizioni, tentativo di conservarle e di valorizzarle, per questo motivo rientra tra le iniziative che la provincia. Lecce News 24. E anche per questa edizione è tutto, vi ringraziamo per essere stati con noi. Alina Spirito, Lecce News 24. Lecce News 24, politica, cronaca, sport, l'informazione 24 ore. Sasha, I speak Sasha. Sasha, do you speak Sasha? Yeah! Sasha è a Lecce, Maglie, Galatone, Martano, Galatina, Gallipoli, Shopping Center Bari Blu Trigiano, Ipercop Surbo.